Buongiorno, allora è mezzogiorno 17. Io devo assolutamente finire di montare il vlog di ieri, il vlogmas di ieri, perché ieri sera ci ho provato, mi sono proprio addormentata mentre lo montavo. Quindi sì, bisogna che lo finisca. E stamattina mi sono addormentata, era l'una più o meno. Stamattina mi sono svegliata alle 7:20 perché dovevo fare alcuni esami all'ospedale, quindi sono andata giù. Poi sono tornata, saranno state le 9:30 più o meno. E niente, sono tornata e mi sono rimessa a nanna perché proprio stavo morendo di sonno. Questi giorni di malattia, tra virgolette, cioè di malattia, la malattia c'è, però non ho la febbre, quindi mi fa strano essere malata ma non avere la febbre, quindi non dover stare per forza a casa. Devo stare a riposo, non mi devo sforzare, non mi devo arrabbiare, insomma, vabbè. Mi riposo, che non è male per niente, devo dire. Però io non so se fare colazione o sì, o merenda. Colazione o pranzo a questo punto, ma penso aspetterò il pranzo. Però ho bisogno di un caffè. Assolutamente sì, madonna, guarda che occhiaie, ragazzi, ma... Boh, vabbè. E niente, mi fa troppo strano che non sia a Firenze, ma troppo. Più che altro c'ho da fare un sacco di cose, vabbè, non importa, non importa. Almeno mi riposo e quando ritornerò a Firenze sarò più carica di prima. Oggi ve lo dico subito, sarà un vlogmas proprio noiosissimissimissimo, ancora peggio di quello ieri. Ah, vabbè, ieri qualcosa ho fatto, perché oggi pomeriggio vado da un mio amico che sta poco bene, si è fatto male, e quindi stiamo lì il pomeriggio, insomma, guarderemo qualche film. E stasera non ho niente in programma, quindi sarà veramente un vlogmas noioso, però io ve lo carico lo stesso. Ci vediamo dopo. Ecco qua, sto finendo di caricare il vlogmas di ieri. No, vabbè, guardate che ore sono e sono riuscita a mettere adesso il vlog di ieri perché finora internet non facevo. Ho anche aperto la finestra, c'è un sole meraviglioso. E niente, ce l'ho fatta solo adesso, quindi ora mi faccio assolutamente una doccia perché ho proprio bisogno. E poi finalmente mangio. Doccettina! Oddio, mi ci voleva proprio, sì. Ora mi asciugo, mi incremo tutta e poi è venuta mia nonna perché ha sentito che sono uscita dalla camera. Vuoi qualcosa da mangiare? E ho fatto, vabbè, nonna, cucinami te perché per una volta che sono a casa, che mi ha a casa. Quindi mi sta facendo non so che cosa di buono, ma sicuramente qualcosa di spettacolare. Quindi ora sì, un attimino mi rilasso e... Poi mangio, poi mi trucco perché la devo smettere al giro con queste condizioni e poi esco. Come crema voglio usare questo body butter della CN invece che la mia solita crema Vivi Verde. Voglio usare questo qua che vedrete insieme a altri prodottini CN in un haul che prima o poi vi monterò. Gnammi, mi ha fatto le fettine al vino bianco e i peperoni rossi. Buon appetito! No, vabbè, comunque io sono una spugna. Bevo tantissimo, lo so che non si beve dalla bottiglia, ma questa è mia, ci bevo solo io, quindi sì, bevo dalla bottiglia. Sì, vabbè, sono le 15 adesso e di questo passo voi avrete il vlog di ieri, domani l'altro. Allora, vestita, mi sono messa questo vestitino qua, che è fatto così, che c'ha questa gonnellina solo davanti, perché dietro è nero. Gli stivaletti sono quelli che avete visto ieri. Perché vado di tacco basso oggi. E niente, mi piace questo vestitino. In questi giorni sono un po'. Col fatto che non sto bene, vado di tacco basso, di leggings. Ah, ecco quello lì. Questi leggings sono meravigliosi perché sono fatti dentro di pile. Sì che sono caldissimi. Infatti, ho messo questi, un vestitino veloce e stivali. Non guardate i capelli perché ora mi vado un attimo a truccare e poi sistemo anche i capelli.
No, vabbè, guardate che sole. Non fa caldissimo, però, cioè, guardate che aria. Bello, mi piace così. Truccata! Allora, ora sono un pochino più presentabile. Trucco molto semplice. E niente. Mi metto la pelliccia, non prendo la mia solita pelliccia, quella grossa, prendo questa un pochino più fina, che vedrete sempre nel video haul quando me lo monterò. Pronti? Mi so che una sciarpina perché non è che proprio sia piena estate. Eccoci. Allora, sono tutta super iper imbancata perché sì. Perché no, vabbè, dai, non è freddissimo, a parte che io ho freddo praticamente sempre. Quindi sì, però come vedete c'è anche un bel sole. Sono in bellezza di 10 gradi. Che meraviglia. Però c'è il sole, quindi a me mi passa il sole, nel senso proprio mi rigenero. Mi rigenero con il sole. Allora, vi dicevo, come vi dicevo stamattina, sto andando da questo mio amico, che appunto si è fatto male il gomito, e quindi niente. Vado da lui e penso saremo a casa, anche perché deve stare a riposo, quindi sì. E quindi niente, bimbi belli, nel senso che per ora, insomma, il vlogmas sì, stoppa qui e vedo un po' stasera se rimango da lui, cioè se rimango da lui, insomma, fino a che ore rimango da lui, che cosa farò stasera, perché poi c'è caso che, cioè, torno a casa e mi riposo e basta, insomma, non vado da nessun'altra parte. A parte che potrei. No, però mi annoia la luce senza occhiali. Però parlarmi con gli occhiali, tutta imbacuccata così nera. Mi sembra veramente di due che parlate con diaboli. Vabbè. E, no, vabbè, l'inverno mi piace solo per una cosa, quando non è tanto freddo così che mi posso imbacoccà senza morire di freddo. Perché mi diverto, mi piacciono comunque sciarpe, sciarpine, insomma, cappotti e quant'altro. Ora io qui non ci vedrò mai se c'è nessuno. Però ecco, magari in un freddo decente come questo, sono 10 gradi, però insomma, non c'è un po' il sole, uno non muore. Perché sennò io congelo praticamente, proprio congelo. Nel vero senso della parola. E vabbè, vabbè. Oh mamma mia. E niente, bambolini belli, io vi lascio qui. Nel senso che sì, sono per strada, quindi sto andando. Baciata dalla luce proprio, sembro la Madonna, addolorata, guarda anche faccia che c'ho questa luce. E niente, allora, stasera non so che cosa questo cazzo fa, vabbè, io rimango sempre più allibita comunque dalla gente in strada. Quindi se faccio qualcosa stasera vi porto con me, se no vi saluto stasera e festa finita. Oddio, me lo devo portare anche dietro questo qui? Super, oh tesoro, se vuoi venire. Ok. Ragazzi, mi raccomando, quando guidate abbiate più pazienza di me. Perché io ce n'ho tanta tanta poca. E questo è quanto. Mi rimetto gli occhiali perché c'è il sole adesso e mi dà noia. Quindi, se ci sente stasera. No, vabbè, stasera per chiudere il vlog ci si sente, se non faccio niente, se no vi porto con me. Allora, bonsoir, sono le 10 alle 8
E io sono venuta via da casa di questo mio amico, sto andando dalla Cori, anzi in realtà sto andando a prendere le pizze perché stasera a casa libero e quindi vado a mangiare un boccone da lei, tanto per non stare a casa da sola perché stasera se no mi deprimo, anche perché devo essere a cena a Firenze da Frangela Ludo. Però col fatto che sto poco bene, sono rilegata a Montepulciano, poi la mia mamma per carità non mi lascia mezzo secondo, domattina arriverò all'ospedale un'altra volta, quindi niente, niente cena, l'abbiamo rimandata, non vedo l'ora. E quindi sono dalla Cori stasera e niente, andiamo a prendere le pizze, fa un freddo allucinante, sono 4 gradi e io pensavo di morire. Avevo i guanti fino a 3 secondi fa, poi ho detto ora metto l'aria, ma mi sa che ora rimetto anche i guanti, non solo l'aria. Lo so, non ci vedete assolutamente niente, ma perché è tutto buio, sto passando per una scorciatoia, ho acceso solo quella luce perché sennò se non accendevo quella voi vedevate praticamente me, che, anzi no, voi vedevate il buio e sentivate solo la mia voce. Allora io devo riaccendere l'aria perché mi si appannano tutti i vetri, che palle. E quindi niente, vado a prendere il pizza e ci sentiamo dopo. Stasera comunque, anche se sono dalla Cori, che potrei riprendere, non riprendo perché non ho, cioè, si sta a cena, poi siamo io e lei, quindi faremo due chiacchiere in una serata molto così. E quindi niente, però insomma, riprenderò un pezzettino, ma niente di particolare. A dopo! Eccoci qua, pizze prese. E adesso pappa. Tornare bambine e cantare le canzoni di High School Musical. E lì c'è una torta. No, vabbè, non ci voglio nemmeno credere. Guardate che ore sono. E guardate. Cioè, l'ho lasciato al 4%. No, vabbè, il vlog di ieri praticamente non l'avrete mai perché non carica assolutamente niente. Io spero che questo me lo carichi un po' più veloce perché sennò voi vedete i vlogmas a gennaio. Vabbè. Niente, io sono tornata adesso. E mi metto a montare questo vlog e poi vado a nanna. A domani!